Eccoci qua, sono tornato. Come si può vedere, nuova location, nuova nazione, nuova città. Grazie a tutti quelli che mi hanno seguito fino adesso, anche se ero, i video venivano pubblicati, ma li ho registrati tutti a gennaio, sono andati, a essere pubblicati. Grazie anche ad Andrea Landriani, che ringrazio fortemente perché mi ha aiutato fino ad oggi a pubblicare i video in maniera costante. Ti ringrazio tantissimo. Poi, ovviamente, ti do quei 2-3 milioni di euro che ti avevo promesso come pagamento. Vabbè, quello è un altro discorso. Allora, questo video è un po' per fare il recap di quello che è successo dal 31 gennaio, quando ho registrato quei famosi 7-8 video che si sono stati pubblicati a febbraio. Raccontare un attimino come è andato il mio viaggio e un po', cercare di capire come mi ha cambiato questa esperienza e come andare a portare queste esperienze all'interno del canale. Il video è diviso in due parti. La prima è più lunga, questa qua in cui andrò a parlare, andrò a spiegare, andrò anche a far vedere la nuova postazione. Una parte finale che chi vuole può anche saltare, è una parte molto personale, molto intima, che ho voluto aggiungere, 1 minuto e mezzo circa alla fine del video. Chi vuole può saltarla. Chi vuole può guardarla, e la volevo pubblicare perché parte di questo viaggio, parte di questa avventura è dedicata a chi mi ha lasciato poco prima di partire. Il viaggio era stato organizzato in un certo modo proprio per lui, però non c'è più. Questo video, però, nella prima parte sarà un po' più simpatichino, la parte finale è un po' più triste, per cui se volete saltarla, comunque vi avviso. Allora, prima di tutto, cosa è successo? Allora, il 31 gennaio ho registrato tutti questi 7 video perché avrei dovuto lasciare l'Irlanda nella data del 13 di febbraio, per cui dal 13 sarei dovuto arrivare il 15 in Italia. Diciamo che il viaggio era stato organizzato perché il mio cane era malato di cuore, per cui non potevo caricarlo sull'aereo. Siamo dovuti organizzare in un viaggione lungo, fatto un po' in nave, un po' in auto. E poi appunto saremmo dovuti arrivare qui il 15 e l'avventura è già partita con tanti costi perché ovviamente non partendo in aereo e allungandosi i tempi di viaggio ci si è creato il problema che le 48 ore che sono relative al test molecolare che si fa poco prima di partire, dall'Irlanda per arrivare in Italia, che per legge è obbligatorio, scadeva. E in Irlanda questo test costa tantissimo. Ho dovuto per cui farne due, uno il giovedì prima della partenza e l'altro invece il sabato, giorno della partenza, in maniera tale che il test fosse valido per la partenza e mi arrivasse una seconda risposta con la negatività del test al mio arrivo. E, ovviamente ero negativo in tutti e due i casi, per cui è andato tutto bene. Fatto sta che comunque questi test costano un obbrobrio in Irlanda, perché fra i due test di giovedì e i due test di sabato per me e mia moglie sono partiti 560 euro, per cui questo viaggio è partito già molto male. Il viaggio, come dicevo, è stato organizzato in questo modo per il mio cagnolino, che era malato di cuore, però il giovedì sera ci ha lasciato. È stato uno dei momenti più brutti della mia vita perché questo cane aveva 13 anni, era malato da tempo e stava con me da 10, l'avevo preso in canile quando aveva 3 anni. Per cui ha passato con me una parte importante della sua vita e io ho passato con lui una parte importante della sua vita. È stata una brutta botta, la sento ancora e la sentirò molto a lungo. Chi non ha animali forse non può capire quanto ci si lega a loro, quanto siano importanti per noi. Per cui, niente, col cuore molto pesante, sabato mattina siamo andati a fare questi test e poi il pomeriggio comincia l'avventura un po' più simpatica per chi l'ascolta, non simpatica per chi l'ha vissuta. Allora, noi dovevamo partire alle 16:45 dal porto di Rosslare, che sta proprio vicino a dove abitavamo noi, un'oretta circa di auto, forse qualcosina in meno, in County Waterford, da County Kilkenny, non è distantissima. Fatto sta che il giorno prima della partenza, venerdì sera, ci arriva un'email avvisandoci che la partenza veniva spostata a Dublino per gale, burrasca. E così già ci siamo detti, beh, prima di tutto speriamo che partiamo. L'orario di partenza è stato spostato dalle 16:45 alle 19, per cui avevamo un po' più di tempo per muoverci. Abbiamo fatto le cose un po' di fretta, abbiamo caricato la macchina come se fosse un fiorino.
siamo, diciamo, partiti e intorno alle 2:30 di pomeriggio da Kilkenny siamo andati a fare un po' di, diciamo, commissioni. Abbiamo fatto un pranzo con calma, abbiamo aggiustato il bambino, abbiamo buttato le ultime cose, insomma, abbiamo fatto qualche viaggetto. Siamo arrivati in porto intorno alle 17. Mentre eravamo in porto, ci arriva un'altra comunicazione da parte della compagnia che ci avvisa che la partenza veniva spostata alle 20. Un'altra ora in più, però abbiamo detto, vabbè, volevo premettere che il viaggio poi dalla partenza erano circa 14 ore di navigazione. Qui già il viaggetto non era molto corto. Insomma, facciamo tutte le nostre, i nostri controlli, ci controllano appunto i test che erano negativi, saliamo in nave. Mentre siamo in nave, ci viene comunicato che partiamo un po' più tardi, alle 21, perché mare in burrasca. Però non era propriamente vera sta cosa, perché un po' alla volta cominciavano ad arrivare degli annunci, prima in inglese e poi, credo, in polacco e in russo, in cui si chiedeva a tre auto, e a tre autotrasportatori, venivano comunicate le targhe all'interfono, di scendere dalla nave, perché la nave che avevano preso non era per Cherbourg, dove dovevamo arrivare noi in Francia, ma per Holyhead, e loro avevano molto probabilmente pensato di essere saliti sulla nave di Holyhead, ma noi andavamo a Cherbourg. Qui, fatto sta che siamo partiti alle 22:15 dal porto di Dublino e saremmo dovuti arrivare appunto dopo 14 ore. Il mare era in profonda burrasca. Mai stato così male. Ho vomitato l'impossibile, ma questo è un altro discorso. Fatto sta che il viaggio è durato 24 ore. Noi siamo arrivati il giorno dopo alle 21:50 circa. Durante il viaggio, la compagnia, per scusarsi, ci ha offerto tutti i pasti gratuitamente, per cui colazione, la cena della sera prima e il pranzo del giorno dopo, che io per cuore, grande cuore, gli ho restituito indietro tramite vomito all'interno del loro gabinetto. Comunque, dopo questo enorme viaggio siamo arrivati stonati, eravamo distrutti e sentiamo appunto di notizie di neve un po' in tutta Europa. Ci siamo spaventati, abbiamo detto, vuoi vedere che adesso arriviamo e ci facciamo delle ore di auto in mezzo alla neve, ci blocchiamo. Ho chiesto un po' qua e lì, grazie a Darko che mi ha dato qualche informazione, grazie a mio fratello, insomma ho chiesto un po' in giro. La situazione non era così brutta come si pensava, infatti siamo partiti alle 22:30, diciamo, abbiamo lasciato il porto alle 22:30, siamo arrivati alle 13 qui in provincia di Parma, dove diciamo risiediamo adesso. Il viaggio è stato perfetto in auto, ci siamo fermati a Monte Bianco, abbiamo ammirato tutto quello che era il panorama da lì. È stato un viaggio molto stressante, sia per la perdita del cane, sia anche per tutto quello che ne è conseguito, la lunghezza del viaggio. Siamo partiti praticamente il sabato pomeriggio, quasi sera, e siamo arrivati il lunedì pomeriggio qui. Abbiamo preso casa, inizialmente abbiamo preso un Airbnb, insomma, per avere tempo di comprare i mobili, la casa era vuota, per avere tempo di metterci a posto con luce, gas, telefono, internet. La scrivania, io sto registrando domenica 28, la scrivania è arrivata venerdì 26. La presa elettrica è venuta ieri l'elettricista, quindi sabato 27 a mettermela, non avevo nessuna connessione qui. Insomma, è stata una lunga avventura, adesso comincia la nuova vita e speriamo che diciamo, riusciamo a sfruttare questa opportunità che ci siamo creati qui in Italia. Un po' alla volta ci mettiamo a posto, adesso dobbiamo comprare una seconda auto, dobbiamo trovare l'asilo nido in cui, diciamo, parcheggiare, no, è brutto dire parcheggiare, insomma, portare lì il bambino, perché lavorando tutti e due non possiamo tenerlo, o almeno cominceremo a lavorare tutti e due, mia moglie ad aprile, io, insomma, vediamo, insomma, bisogna portare soldi in casa per mantenere la famiglia. Volevo ringraziare appunto Andrea che mi ha aiutato in questo periodo con tutto quello che è l'ambaradam del montaggio, pubblicazione, copertine, insomma tutto quello che è stato sul canale. So che il canale non è stato apprezzato in questo periodo perché vedo le statistiche, è calato tutto, però ovviamente non c'era il mio faccione che è tornato e spero che voi apprezziate. Bene, ho voluto raccontare un po' molto velocemente questa avventura, questo viaggio. Il video in realtà, per chi vuole, finisce qui. E per chi volesse guardare anche la parte finale, un po' una dedica a chi mi ha lasciato appunto il 12 sera prima di partire, il mio piccolo Grafen, che non c'è più, e chi non vuole,
Vi ringrazio di avermi seguito fino a qui e niente, questo è il video di martedì, venerdì ci ritorniamo a parlare di finanza, di investimenti, di crescita personale e ciao, a presto.